Esclusive microfoni di Medio, Laimo Viana, centrocampista del Bellinzona, doppio ex di Brescia e Paerno. Intanto, buongiorno Buongiorno. Laimo. Partiamo dall'insolito orario in cui si giocherà domenica questa partita. Per la prima volta in A si gioca alle 12.30. Intanto, da calciatore, che effetto ti fa? Come vedi questa novità? Bah, sinceramente non sono molto d'accordo, è un orario insolito, però purtroppo, come abbiamo visto, le televisioni qua hanno il monopolio e si è deciso così. Per il calciatore è un orario non buono perché ci sono problemi di alimentazione, di orario, difficilmente ci si allena durante la settimana a quell'orario. Insomma, è una prova, io mi auguro che in futuro si rendano conto che insomma, per il calciatore stesso secondo me è un problema. Tu sei bresciano doc, stai seguendo un po' le rondinelle a distanza, immaginiamo al loro primo anno di A, come vedi la squadra di Achini e soprattutto che partita ti aspetti domenica contro il Rosanello? Per il Brescia sarà una partita molto 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 difficile, perché la forza del Palermo si conosce, poi viene da un anno che è molto buono, ha mantenuto pressoché lo stesso organico, lo stesso allenatore, giocano pressoché a memoria, sono molto bravi. E il Brescia è una neopromossa e ci si augura che, come tutte le neopromosse, possano stupire. In questo momento fa un po' fatica, io penso che ha un buonissimo potenziale davanti e che magari si sarebbe voluto ancora qualche innesto. Comunque anche lì hanno vinto un campionato di Serie B, io penso che l'amalgama ci sia. Io mi auguro che sia una delle sorprese del campionato, come può essere stato il Cesena domenica, 2 domeniche fa a Roma, ecco, e possa vincere o comunque fare un buon risultato contro il Palermo. Tra gli attaccanti del Brescia, Andrea Caracciolo, a Palermo ha fatto molta fatica negli anni in cui è stato rosanero. Tu che lo conosci, è stato suo compagno. Secondo te, a distanza di anni, come mai non è riuscito a imporsi a Palermo? Ma sai, a Palermo Andrea ha subito un po' il fatto, è arrivato subito l'anno dopo Toni, che ha fatto un bellissimo anno, ha subito un po' anche questa pressione. Non è facile perché il pubblico di Palermo è molto esigente, soprattutto con gli attaccanti, vuole che facciano gol, e dopo l'andata di Toni arrivare sarebbe stato dura per tutti i giocatori. In più è arrivato Amauri, un altro giocatore di grandissimo livello che ovviamente ha messo ancora un po' più di difficoltà Andrea, però lui adesso sta a Brescia, evidentemente a Brescia ha trovato un ambiente dove si trova a suo agio, sta bene, l'anno scorso ha fatto tantissimi gol in Serie B, ha portato in Serie A la squadra, veramente gli manca di proporsi bene in Serie A per diventare veramente un giocatore completo, come lo può diventare perché ha delle qualità sicuramente importanti. Tu invece che ricordai della tua parentesi rosanero, della piazza dei tifosi? Ma guarda, io Palermo ancora rimpiango perché mi sono trovato benissimo, ho lasciato e ho ancora tanti amici, poi a livello calcistico le cose sono andate bene, poi un po' meno bene, poi ho fatto una scelta diversa di avvicinarmi a casa, andare a Torino, comunque ho il riservo comunque un bellissimo ricordo di Palermo e della sua gente. Parlando proprio del Palermo, come giudichi la campagna acquisti della società Rosanero? Forse proprio al centrocampo ha qualche piccola carenza, forse troppi giovani in organico. Lo so, forse sì, però io penso che, ripeto, l'amalgama è rimasta quella dell'anno scorso, sono arrivati sì dei giovani, però sappiamo bene che Palermo tante volte scova dei giovani come poteva essere Cavani, che inizialmente possono lasciare un po' perplessi, però poi escono. Io ho visto che hanno preso Casami, un giocatore che l'anno scorso ha giocato con me, Esatto. ed è molto 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 bravo. Ovvio che è molto giovane, ha bisogno di essere aspettato, di imparare tanto dagli altri campioni come Liverani, come Migliaccio, come altri che ci sono al centrocampo del Palermo, e sono convinto che diventerà una pedina fondamentale per questo Palermo. Noi lo stiamo scoprendo adesso, poi Dim Kasami, tu lo conosci meglio, ti sei allenato con lui. Se dovessi paragonarlo ad un centrocampista conosciuto in Italia comunque a livello internazionale, che nome faresti per renderci un po' l'idea del Ma ragazzo? guarda, adesso è difficile fare paragoni, però secondo me è un centrocampista che ha una grandissima forza e una grande tecnica. Ovviamente deve calarsi nel campionato italiano, che non è il campionato svizzero, che non è un altro campionato. È giovane, secondo me può fare molto molto bene. Ho giocato l'anno scorso, ma letteralmente impressionato per la forza che ha, e poi soprattutto perché è un ragazzo che ha la testa sulle spalle e ha tanta tanta voglia di imparare, che penso che per i giovani in questo momento sia la cosa migliore.
quando è nata la possibilità di Palermo, è capitato di parlare con lui della piazza, della società, magari gli ha dato qualche Certo, consiglio. perché l'anno scorso già si sapeva che era possibile il passaggio a Palermo. Gli ho detto che sicuramente si sarebbe trovato bene, che è un ambiente particolare, molto caloroso, la gente è molto calorosa e lui era molto molto contento. Ripeto, è molto giovane, ha bisogno di tempo, però vedo che Delio Rossi gli ha dato subito fiducia la prima partita e l'ha fatto giocare. È un segnale, secondo me, che ha dato un'ottima impressione anche all'allenatore e alla società. Parlando invece un attimo di nazionale, in azzurro quella fascia destra che per un po' hai ricoperto anche tu, adesso vede tra gli interpreti Mattia Cassani, era tuo compagno rosanero, ti aspettavi questa sua importante ascesa? Beh, direi proprio di sì, nel senso che si vedeva sin da subito che era un giocatore con delle qualità e le sta dimostrando. Anche lì il Palermo, ovviamente, nonostante abbia ambizioni importanti, ha puntato sui giovani. Quello è importante. A Mattia gli hanno dato fiducia, gli hanno fatto fare un campionato titolare, un altro campionato titolare, e quando il giocatore c'è poi dimostra anche di poterci stare in nazionale, visto che c'è anche un allenatore in nazionale che predilige i giovani, che sa lavorare, ne trovo poi il beneficio. Mattia, è inutile discuterlo, ormai l'abbiamo imparato a conoscerlo. Io l'ho visto crescere praticamente all'inizio della sua carriera ed è quello che deve, ed è quello che sta facendo, quello che stava promettendo di fare, insomma. Restando in argomento nazionale, come vedi invece la novità di Prandelli? Ma io la vedo bene, nel senso c'era bisogno di una ventata di freschezza. Mister Prandelli, io l'ho avuto, è un ottimo tecnico, è un tecnico abituato però a lavorare con un club, dunque avere i giocatori tutti i giorni, vederli sott'occhio tutti i giorni, qua sarà sicuramente importante capire come lui possa gestire una nazionale venendola magari una o due volte al mese. Penso che Prandelli sappia gestire questa cosa. Per concludere, intanto ti chiediamo se sei rimasto in contatto con qualche tuo compagno ai tempi di Palermo, c'è qualcuno con cui ti senti ancora? Con Mattia, sì, ogni tanto si sente, poi è ovvio che mi sento male con giocatori che sono andati via da Palermo, come può essere Guana, come potrebbe essere Corini, come potrebbe essere Biava, mi sento ancora, sì, Infine, restiamo in contatto. un pronostico su Brescia-Palermo e Modena per chi farà il tifo. Beh, ovvio che sono di Bresciano, il Brescia è appena venuto di Serie A, bisogna coltivare la salvezza, io spero il successo del Brescia, però se fosse un pareggio va bene lo stesso. Per chiudere anche una battuta sulla tua parentesi svizzera, come ti stai trovando a Bellinzona? Ah, vabbè, Bellinzona si sta bene, ovvio è una realtà diversa, però io sono vicino a casa e sto bene. Tra l'altro sei arrivato in prestito al Torino, prima dicevi rimpiangi un po' Palermo, diciamo che l'Italia un po' ti manca, dai. No, 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 assolutamente, nel senso non, no, perché ho un'età anche che posso tranquillamente pensare anche ad altro fra un po', dunque non mi manca, soprattutto in questo momento un po' anche di crisi, dove vedo tanti giocatori che sono a casa senza squadra, insomma, bisogna pensare anche a questo, però se bisogna rilanciare i giovani bisogna che i vecchietti si facciano un po' la parte. Aimo, noi ti ringraziamo, sei stato gentilissimo e ti auguriamo soprattutto in bocca al lupo.